Due spacciatori ragusani, già noti alle forze dell'ordine perché gravati da precedenti penali, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della compagnia di Ragusa. Il primo a essere ammanettato è stato Gabriele Spina, già arrestato meno di un mese fa. Quando i militari si sono avvicinati per controllare l'uomo, Spina si è reso protagonista di una rocambolesca fuga nel centro storico. Dopo un lungo inseguimento, i carabinieri sono riusciti a fermarlo e arrestarlo in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gabriele Spina, infatti, aveva con sé tre involucri di marijuana di 320 grammi. Al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Rota. L'altro arresto, effettuato dai carabinieri di Ragusa nel corso dei servizi di controllo contro lo spaccio di stupefacente, ha portato in manette Mattia Carrubba, di 23 anni, anche lui con precedenti penali alle spalle. Carrubba è stato trovato in possesso di oltre 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Anche Mattia Carrubba, così come Gabriele Spina, era stato arrestato poco tempo fa. Lo stupefacente, nel corso della perquisizione della sua abitazione, è stato trovato abilmente occultato all'interno di un contenitore di plastica dietro gli scaffali. Oltre allo stupefacente è stato rinvenuto anche tutto l'occorrente per confezionare le dosi da immettere sul mercato, come il bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e delle buste di plastica tagliate a cerchi da cui ricavare le confezioni delle dosi. Al termine delle formalità, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Tutto lo stupefacente sequestrato verrà invece inviato presso il laboratorio analisi dell'ASP di Ragusa per i previsti esami finalizzati a individuarne il principio attivo.